vabbè, adesso no, non facciamo le discussioni stupide che Lukaku conviene, Lukaku non conviene, Lukaku è già tanto, è già tanto che questo pare che si è davvero innamorato dell'Inter, è già tanto, ragazzi, guarda che per me, cazzo, è già tanto, dire amo l'Inter, Stella. Quindi adesso dobbiamo fare, allora Stella, dovete pensare con la vostra testa, quello che io dico saranno cazzate, ma io la penso in questo modo, Stella, capito? Quindi non pensate con la testa di qualcuno che fa video che secondo voi ne capisce, perché nessuno capisce, cioè nessuno capisce un cazzo, alla fine quello che comprano e che vendono non lo sa nessuno. Ma la volete smettere di andare appresso a sti quattro pirla qui? Noi siamo commentatori, commentiamo, io come la vedo, secondo me quel calciatore non va bene, quello sì. Ma sono cose, cioè hai capito, sono cose intime. Quindi secondo voi in questo momento Lukaku servirebbe? Perché io penso sempre alla causa, causa effetto, io penso sempre all'internazionale di Lukaku proprio, non me ne frega un cazzo, forse non avete capito voi, Stel. La causa è sempre l'Inter, l'effetto è un'altra cosa. Lukaku, secondo voi, in questo momento all'Inter serve? Secondo me sì. È importante, secondo me. Ci conosce bene, conosce l'ambiente. Da chi vuoi ripartire? Da un attaccante nuovo che viene e per rodare ci vogliono qualcosa. Non si roda all'Inter più. È cambiato, si vende subito. Onana, un anno, boom, se sta via, ciao. Bissek, se sarà un calciatore valido, stessa fine. Ma è così, tac. Marotta, è cambiato tutto, ragazzi. Non affezioniamoci più. Calciatori che stanno anni e anni, non ci sarà più, basta, basta, come Gagliardini, 7 anni, 7, quell'altro, cioè anche Brozovic, mi dispiace, è ancora un calciatore valido, ma sono passati 7 anni, però quando metti dentro un allenatore che si affida all'esperienza e non alla freschezza di gioco mentale, al calcio nuovo, è allora lì che dopo, hai capito? Ora vediamo Bissek cosa fa questo qui. Acerbi è ancora validissimo, ma non lo so per quanto tiene, se può fare un altro campionato come l'anno scorso. Hai preso Bissek, giovanissimo nuovo, come logica tu dici la maggior parte delle partite metto al ragazzo nuovo, far conoscere l'ambiente, il calcio italiano. Poi se uno la pensa no vado sul sicuro e mi metto a Acerbi, lo fai fare male poi e c'hai solo Bissek, cioè hai capito io come ragiono, diamogli una chance a questi giovani, un'opportunità. Dove sto andando? Non lo so. Ciao, fa caldo. Ciao, Stella.